da un bel po' che non vediamo zombie sul canale, miei cari boccaloni. Perciò ho deciso di rimediare con una bella infornata di zombie super prestanti. Questi corrono, saltano, mordono e non vedono un tubo al buio. Sì, però sono comunque super cazzuti. Quindi preparatevi, perché oggi vi insegnerò come sconfiggere gli zombie talpa nel film Peninsula. Zombie! Ah, le mie creature preferite! Questo film del 2020 è il seguito di Train to Busan del 2016. Un film che abbiamo già sconfitto su questo canale e che YouTube ha deciso di demonetizzare. Ah, mannaggia movie! Ma noi non siamo qui per il vil danaro, ma per conquistare l'intero globo terracqueo. Quindi beccatevi questo secondo capitolo. In 3 anni gli spoiler al suo interno avranno assunto un bel odorino, quindi state attenti. Ma ora basta con i convenevoli. Iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, il bottoncino dovrebbe essere qui sotto. Mettetevi scomodi e preparatevi per un nuovo episodio di Mangia Movie. La Corea del Sud è al collasso. In un solo giorno l'epidemia zombie ha messo in ginocchio il paese. Un soldato di nome userò dei nomi di fantasia. Un soldato coreano di nome Johnny guida con la sua famiglia verso il porto, dove una nave li aspetta per portarli in salvo. Nel tragitto si imbatte in una macchina in panne e una famigliola che cerca aiuto. Il padre ha del sangue sulla maglietta, ma sostiene di non essere stato morso. La moglie cerca di convincere Johnny a prendere almeno la bambina, ma lui tira dritto e li abbandona al loro destino. Johnny e la famiglia arrivano alla nave e salpano per il Giappone, ma Johnny viene avvisato che la nave sta per essere dirottata a Hong Kong e si allontana dalla stanza lasciando la famigliola insieme agli altri superstiti, tra cui uno che si muove in modo strano sotto una coperta verde. Il nipote di Gianni, Giannino, nel frattempo gioca con una pallina che, guarda caso, va a finire proprio verso l'uomo dai movimenti spastici che al momento sta imitando la bambina dell'esorcista, oppure sta facendo qualche strano tipo di stretching orientale. A giudicare dall'espressione del piccolo Giannino, però, opterei per la prima ipotesi. L'uomo è infetto. Gianni lo scopre e si precipita dalla sorella e dal nipote, ma nella nave si è già scatenato il panico. Dopo aver fatto fuori il primo zombie, Gianni entra nella stanza e trova la sorella che accudisce il povero Giannino che si sta pian piano trasformando. Nel frattempo anche gli altri infetti si stanno trasformando e Gianni ne fa fuori un paio. Sua sorella invece rimane lì e viene divorata di fronte agli occhi impotenti di Gianni e del cognato appena rientrato dalla pisciata, con uno dei peggiori timing della storia. E questo è solo l'antefatto. Da quel momento la Corea è stata messa in quarantena e sono passati la bellezza di 4 anni, in cui sicuramente le persone si saranno chieste come diamine abbiano fatto ad arrivare a questo punto. Analizziamo ciò che sappiamo. L'epidemia si diffonde talmente in fretta da mandare nel caos un paese in un solo giorno. Gli zombie invece di camminare lentamente corrono e saltano come dei ninja, e infine si rischia il lockdown totale. Gianni sembra consapevole di tutto questo e infatti ha rifiutato il passaggio alla famigliola incontrata durante il tragitto, conscio che avrebbero rappresentato una seria minaccia alla sua incolumità e a quella della sua famiglia. Il problema sopraggiunge sulla nave. Lì è come se tutti avessero tirato un enorme sospiro di sollievo e si fossero tranquillizzati, sentendosi già salvi. Poveri boccaloni. Fossi stato in loro, sempre considerando la velocità di trasformazione in zombie e la ovvia confusione all'interno della nave, avrei lasciato una coppia di soldati armati ogni 20-25 civili, in modo da bloccare sul nascere eventuali trasformazioni con una bella pallottola nel cranio. In assenza di abbastanza militari, sebbene la presenza di militari anglofoni sulla nave suggerisca l'arrivo di rinforzi, anche gli stessi passeggeri avrebbero potuto fare qualcosa. Dietro il primo zombie c'erano una serie di trolley e valigie che io personalmente avrei scagliato contro lo zombie con violenza inaudita. Un'altra soluzione tutto sommato più crudele sarebbe stata quella di chiudere a chiave le stanze con i vari passeggeri e consentir loro di uscire solo sotto osservazione. In questo modo qualsiasi focolaio sarebbe rimasto isolato in una stanza. Vediamo che ha combinato Gianni in questi 4 anni. Vive a Hong Kong, a quanto pare, insieme al cognato sopravvissuto Maurizio. Gianni e Maurizio vengono assoldati dalla mafia cinese per recuperare 20 milioni di dollari da un furgone, che però si trova in Corea, la nuova Zombieland. Maurizio e Gianni, insieme ad altri due compaesani, Ferdinando e Concetta, giungono quindi nella penisola infestata di zombie in piena notte. Trovano un'auto ancora funzionante e partono in un'ambientazione che ricorda
ricorda molto quella di The Last of Us. Giungono finalmente al camion, che effettivamente contiene ancora diversi borsoni stracolmi di bigliettoni. Maurizio a questo punto prova a rimuovere il cadavere dell'autista del camion, ma quest'ultimo si risveglia dal suo sonnellino e prova a morderlo. Gianni risolve la situazione piazzando una pallottola in testa all'autista, ma il danno è fatto. Infatti Maurizio avrà anche evitato il morso, ma per farlo ha suonato il clacson, il cui rumore ha squarciato il silenzio della città attirando una miriade di zombie verso di loro. Ferdinando sale sul camion e fa retromarcia, mentre Maurizio torna verso l'auto guidata da Concetta. Gianni invece è lì fuori a crivellare di colpi gli zombie, che però sono troppi, e lo costringono a una ritirata all'interno del camion, con cui sfreccia via. Ce l'hanno fatta! Con un piano orribile e un'enorme botta di culo, ma ce l'hanno fatta. A parte il fatto che ogni volta che si parla di zombie mi domando perché le persone vadano conciate come se stessero andando in una scampagnata. Io realizzerei una tuta piena di spuntoni e placche in metallo antimorso, è giusto per sicurezza. Ad ogni modo avete avuto la fortuna di arrivare a destinazione senza nessun tipo di intoppo, ma giustamente c'era una cappellata possibile da fare e l'avete fatta. È regolare. In un paese abitato principalmente da zombie, ogni cadavere o presunto tale è una minaccia. Quindi prima di estrarlo dall'abitacolo, eccolo, io un colpettino in testa all'amico autista glielo avrei sparato. Tra l'altro il suo corpo era ben conservato e ciò avrebbe dovuto farvi dubitare sin da subito del fatto che fosse realmente passato a miglior vita. Sì, è vero che i tempi di scheletrizzazione sono più lunghi e variano dai 7 ai 15 anni a seconda delle condizioni, ma dopo 4 anni sicuramente un cadavere non si presenta in questo modo. I quattro sfrecciano via tutti contenti tranne Gianni. A un certo punto iniziano a piovere razzi segnalatori sulla strada che attirano un'orda di zombie. L'auto di Concetta sbanda e si schianta contro altre auto per poi venir travolta dal camion con a bordo Gianni e Ferdinando. Gianni viene sbalzato fuori e lanciato a qualche metro di distanza. Si difende come può mentre guarda Concetta che viene sbranata ma finisce i colpi. Maurizio nel frattempo si è nascosto nel retro del camion. Gianni viene salvato dal tempestivo arrivo di un SUV corazzato guidato da una bambina che chiameremo Giovanna e la sua sorellina Bianca. A questo punto iniziano una serie di scene mozzafiato in cui Giovanna schiaccia zombie a suon di potentissime sgommate. Una specie di Fast and Furious mischiato a Carmageddon. Fantastico! La stessa scena si ripete ma in miniatura con Bianca, che utilizza una macchina radiocomandata con luci strobo e rumori annessi per far allontanare un'orda di zombie che intralciava il loro cammino. Le due sorelle portano Gianni nel loro rifugio che condividono con il nonno e la mamma. Mamma che non è altro che la donna a cui Gianni ha negato il passaggio 4 anni prima. Oh Gianni, l'ottimismo sarà anche il profumo della vita, ma io qui sento puzza di karma cattivo. Anche Maurizio viene salvato, ma dall'unità 631, ovvero un gruppo di pazzi psicopatici che sono probabilmente più pericolosi degli zombie, nonché i tizi che hanno lanciato i razzi. Lo sa bene Ferdinando, che avevo dato per deceduto e invece è sopravvissuto all'incidente, ma non il capo sergente di questa pattuglia, che dopo avergli schiantato la testa contro il furgone lo finisce conficcandogli un grosso palo in testa. L'unità 631 recupera dunque il furgone con i dollari e con Maurizio, ignaro del guaio in cui si sta cacciando. Il boccalone infatti viene fatto scendere dal camion e gli viene scritto il numero 61 sul petto e sulla schiena con una bomboletta spray e poi viene rinchiuso in un container pieno di altri uomini numerati. La situazione non promette affatto bene. A un certo punto due piccole grate all'interno del container si aprono e gli uomini numerati cominciano a uscire da esse. Maurizio non capisce cosa stia succedendo ma li segue titubante. I boccaloni si ritrovano in una grossa arena recintata e hanno di fronte un cancello in metallo. Cancello che si apre liberando qualche zombie affamato e una massa di zombie che compongono una sorta di... ma che cos'è? Un ammasso di zombie a rotelle, va. Insomma, questo schifo qua. La maggior parte degli uomini numerati viene assalita e morsa dagli zombie, mentre Maurizio riesce clamorosamente a salvarsi. Trascorsi 2 minuti, infatti, gli zombie vengono attirati nuovamente nella gabbia da delle luci strobo e da una musica assordante, insieme a un uomo luccicoso con un fischietto. Un mito questo qui. Oh, ma guardatelo, con i suoi balletti e la sua sfacciataggine in mezzo alla gente mezza masticata. Lo adoro. Comunque, questi 2 minuti nell'arena non erano poi così insuperabili. È vero che i boccaloni numerati sono probabilmente stremati e malnutriti, ma 120 secondi passano più in fretta di quanto si pensi. Per evitare perdite inutili io avrei organizzato 2 gruppi, uno per ogni scala. In questo modo si mette praticamente fuori gioco l'ammasso di zombie, quello schifo a rotelle, in quanto dubito possa salire le scale. Gli altri zombie invece sarebbero costretti ad accalcarsi per raggiungere i nostri boccaloni, mentre questi potrebbero usare lo spazio ristretto
stretto per allontanarli più facilmente ed evitare di essere colpiti ai lati o alle spalle. Insomma, avete presente il caro vecchio piano delle Termopili con cui gli Spartani resistettero all'attacco delle truppe di Serse, per intenderci. Anche se per metterlo in atto servano coordinazione e gioco di squadra. Cose che non sembrano proprio esserci tra i nostri piccoli uomini tombola. Mangia, muovi! E adesso una piccola curiosità. Conoscevate la storia della Marchesa dei Dai? La signora Xin Zui era una marchesa dell'antica Cina, vissuta intorno al 168 a.C. Era un personaggio particolare già in vita, ma è famosa per quanto successo dopo la sua dipartita. La sua tomba è stata portata alla luce solo nel 1968. Ma la cosa più incredibile è che il corpo della donna era straordinariamente conservato. La pelle era morbida e umida e gli arti ancora in grado di flettersi. Anche gli organi e i vasi sanguigni erano ancora intatti. Pensate che sono state anche ritrovate delle tracce di sangue di tipo A nelle sue vene, a distanza di più di 2000 anni. Probabilmente l'ottima conservazione è dovuta allo strano liquido acido in cui è stato immerso il corpo per tutti questi anni. Mangia, muovi! La mamma delle bambine, che chiameremo Carmen, decide di andare a recuperare il telefono satellitare che è nel camion all'interno della base dell'unità 631 e abbandonare l'isola. Recuperato il resto della famiglia, partono con le prime ombre della sera. Gianni e Carmen escono dall'auto e si dirigono verso la base a piedi, lasciando le ragazzine e il nonno in auto. I due riescono a farsi strada fino al furgone e trovano effettivamente un telefono satellitare, ma rotto. Quello vero l'ha preso il capo dell'unità, un certo Osvaldo. Osvaldo si è fatto aiutare anche da un ragazzo claudicante che dovrebbe scappare insieme a lui. Claudio, il claudicante, viene però sorpreso da Gianni e Carmen, che gli puntano i fucili contro. A questo punto il ragazzo confessa che il telefono satellitare ce l'ha Osvaldo e Gianni si precipita a recuperarlo mentre Carmen tiene il ragazzo sotto tiro. Ok, ora preparatevi perché la parte che segue è un vero casino. Gianni si fa largo nella base fino ad arrivare all'interno dell'arena salvando Maurizio, che sta venendo morso da uno zombie nel secondo round di Boccaloni vs Zombie. Osvaldo va verso il camion, trova Claudio tenuto sotto tiro e spara a Carmen mancandola. La donna per tutta risposta fa retromarcia e lo fa sbattere contro il retro del furgone. Recupera il telefono satellitare e lo stende con il retro del fucile. Gianni nel frattempo scatena il panico nell'arena e ciò fa sì che gli zombie penetrino nella base. Gianni e Maurizio tentano la fuga ma vengono intralciati da vari membri della banda e da alcuni zombie. Gianni è una macchina da guerra, non sbaglia un colpo e stende chiunque si metta nel suo cammino. Ma a un certo punto è messo alle strette. Maurizio, che si è fatto la cacchina nelle mutande per il 90% del tempo, racimola quel poco di coraggio che gli è rimasto, recupera un fucile d'assalto, elimina una serie di soldati e poi lo lancia a Gianni per aiutarlo con gli zombie. Il suo gesto però consente al capitano della pattuglia di seccarlo con un singolo ma preciso colpo. Senti Maurizio, è già tanto che tu sia arrivato fino a questo punto. Perché non la prendi come una vittoria? In questo caso le minacce sono rappresentate sia dagli zombie sia dai membri della banda. La fuga a fucile spianato dunque non è la migliore delle scelte. Fossi stato in Gianni avrei aspettato qualche secondo nel container in modo da permettere agli zombie di spargersi nell'ambiente e attaccare i soldati. Poi, agendo in silenzio, avrei utilizzato qualsiasi oggetto o fumogeno rimanente per creare un diversivo acustico con cui attirare gli zombie verso le zone con i nemici. Durante il tragitto sarebbe stato fondamentale recuperare qualsiasi arma, preferibilmente un fucile sottratto a qualche soldato deceduto, in modo da fornire a Maurizio un modo per difendersi o offrire fuoco di copertura. Gianni, incazzato nero per la dipartita del cognato, si alza e come una furia elimina tutto ciò che gli capita a tiro, fino a quando Carmen non sfonda il muro con il furgone per portarlo in salvo. La loro fuga però viene interrotta da un'orda di zombie che resiste all'urto del furgone in corsa. I due sono dentro l'abitacolo, circondati, e nemmeno la cazzutaggine di Gianni sembra bastare. In loro soccorso però arriva Giovanna con il SUV e la sua guida da pilota professionista, che prima spappola qualche zombie e poi grazie al nonno li dirotta in un'altra direzione. La famigliola è dunque riunita e procede verso la salvezza su due veicoli differenti, fino a quando non arrivano anche i membri dell'unità 631 e i loro macchinoni corazzati. Nonostante la pesante offensiva, sia Carmen che Giovanna riescono a disfarsi di buona parte dei banditi con manovre folli e inseguimenti ai limiti delle leggi della fisica. Ed è
È a questo punto che, stanco di prenderle, il sergente della pattuglia ordina alle auto rimanenti di accendere i fari in modo da illuminare il furgone e il SUV e attirare gli zombie verso di loro. La strada viene invasa dagli zombie che rischiano di far sbandare Giovanna. Gianni, con una mira che non sta né in cielo né in terra, rompe 2 fari su 3, resistendo anche a diversi attacchi frontali dagli uomini della banda. Tra una sgommata e l'altra, i nostri eroi si liberano anche di altre 2 auto grazie a degli zombie cadenti, cioè degli zombie che si lanciano da un ponte alla vista delle luci. Si dice che se ne vedi uno ed esprimi un desiderio, questo si avvera. Ma solo se il tuo desiderio è essere morso, altrimenti non si avvera. Superato il ponte, rimane soltanto l'auto col sergente da eliminare. E ci pensa Gianni facendo crollare dei vetri da cui fuoriescono decine di zombie che fermano l'auto del sergente e l'assalgono, divorando lui e il suo amico. Ora finalmente Gianni, Carmen, le bambine e il nonno possono andare verso il porto e abbandonare l'isola. Ma neanche per il cazzo! L'auto con le ragazze e il nonno viene speronata da Osvaldo, che preleva Giovanna e, tenendole la pistola contro, costringe Gianni e Carmen a lasciare le armi. Bianca a questo punto usa la sua auto telecomandata per distrarre Osvaldo, che però spara verso di lei. Il nonnino le fa da scudo e si becca la pallottola. Carmen prova a reagire afferrando il fucile, ma viene anche lei colpita da una pallottola alla coscia. Anche Gianni è troppo lento e non riesce a colpire Osvaldo, che, lasciata Giovanna, si impossessa del furgone e lo porta al luogo designato. Lì viene accolto dalla mafia cinese, quella che aveva commissionato il colpo. Il capo di questi crivella di colpi Osvaldo, che però, prima di esalare l'ultimo respiro, si vendica togliendo il freno a mano e facendo scivolare il furgone verso l'esterno e bloccando il portellone. Ciò consente a diversi zombie di entrare nella nave ed eliminare tutti i presenti. Hai visto, Gianni? Avresti fatto davvero una brutta fine. Sì, certo, ora sei bloccato con Carmen e le pischelle, ma guarda comunque il lato positivo. Quale può essere il lato positivo? Ad esempio quell'elicottero che sta sorvolando il porto. Carmen ordina alle ragazze di usare i fuochi d'artificio per attirare l'attenzione dell'elicottero e il suo piano funziona. I 4, visto che il nonnino ha tirato le cuoia, si mettono a correre verso l'elicottero appena atterrato. Carmen però ha una pallottola conficcata nella coscia e ovviamente non può correre. Decide dunque di sacrificarsi attirando l'attenzione dei vari zombie sopraggiunti. Si chiude dentro un camion e suona il clacson all'impazzata. Nessuno di loro però vuole condannare Carmen a questo triste destino. Tant'è che Giovanna ruba la pistola a uno dei membri delle Nazioni Unite. Gianni allora decide di andare a recuperare Carmen e stranamente ce la fa. E così alla fine tutti e 4 lasciano l'isola a bordo dell'elicottero, vivendo per sempre felici e contenti. Cosa che non può fare Osvaldo, però. Anche se può consolarsi con questo bel boccalone d'oro. Che dite, se lo merita? Secondo me sì. Però ditemi la vostra nei commenti. Fatemi sapere anche se vi è piaciuto il video lasciando un bel like e, ancora una volta, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Prima lo fate, prima arriva lo speciale dei 25.000 iscritti con i vostri disegni e le mie maschere. Vi ricordo anche che per i più coraggiosi c'è sempre la possibilità di abbonarsi. Per un solo euro al mese otterrete questi fantastici sticker e il titolo di Boccalone Recluta, ma tutte le volte ve lo devo dire, abbonatevi e non rompete il cazzo. Per questa settimana è tutto. Spero abbiate gradito il ritorno dei film a tema zombie. Noi ci vediamo la settimana prossima con un nuovo e sbombardevole video e, come sempre, vi consiglio di non mancare. Altrimenti avrete sulla coscienza almeno un gattino mannaro. E posso assicurarvi che quelle bestiacce pesano un casino. Allora, oggi non vi dico un fico secco. Me ne sto qui, aspetto che voi mettiate like, vi iscriviate e vi abboniate. E nel frattempo vi guardo storto. Più storto. Ancora un po'. Stortissimo! Che dolore! Abbonatevi su, forza, altrimenti sono guai. A quanto mi sono mancati i video sugli zombie, però non ce ne sono così tanti in giro, almeno che vi potrei portare. Sì, perché o sono vecchi come il cucco, oppure sono delle boiate pazzesche, oppure sono troppo truculenti e YouTube non me li passa. Quindi la scelta si restringe alquanto. Ma nell'attesa che scegliamo un altro succosissimo film di zombie, perché non vi riguardate i vecchi film di zombie? Guardate quanti ce ne sono sul canale. Dai, ve ne metto un paio qui. Fate gli zombie educati e andate a riguardarveli 7 volte ciascuno.